Serata, terzo appuntamento con Proteramo, la trasmissione di approfondimento legata ai colori biancorossi ed è già vigilia di una giornata di campionato perché domani il Teramo, domani pomeriggio al Gaetano Bonolis affronta il Pisa, il recupero della seconda giornata. Ovviamente questa sera nel corso di questi 45 minuti faremo un po' una disamina di quanto accaduto sabato pomeriggio, una partita vinta bene contro la Lupa Roma per 3-0, ma ovviamente ci proietteremo sull'impegno di domani pomeriggio della squadra di Vivarini contro i neroazzurri allenati da Gennaro Gattuso. Io vi ricordo che potete interagire con noi al numero di SMS che vedete in basso a destra dei vostri teleschermi, il 392-623-7060. Ovviamente do la buona serata agli ospiti. Parto prima con il compagno di camicia a questo punto, dalla redazione della città a Teramo, Alessandro De Miglio. Buonasera Alessandro. Buonasera Jacopo, buonasera ai telespettatori. E poi qui in studio con me, lo saluto, lo ringrazio particolarmente di aver accettato il nostro invito, l'amministratore delegato del Teramo Giuseppe Daniello, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E allora cominciamo subito a vedere, questa intanto è la panoramica consueta del nostro studio, perché questa sera come vi abbiamo abituato abbiamo cambiato un'altra volta il colore della divisa, abbiamo la divisa tutta rossa del Teramo che insomma sabato pomeriggio ha portato fortuna perché è arrivata questa vittoria per 3-0. Allora andiamo a vedere velocemente i risultati e classifiche che oramai conoscete abbastanza bene, con la vittoria del Teramo per 3-0 contro la Lupa Roma, doppietta di Petrella e poi il gol di Moreo, il pareggio dell'Ancona contro la Maceratese, l'1-4 della Carrarese con tante polemiche soprattutto per l'affare Sperotto Capuano tra Arezzo e Carrarese, la sconfitta dell'Aquila contro il Savona di misura 1-0, il Pisa avversario di domani dei biancorossi che vincono per 1-0 con il tutto cuoio con un gol di Lores Varela di cui ci parlerà poi proprio il direttore Daniello, Pistoiese Lucchese 1-0, Pontedera Rimini 6-0, 0-0 tra Prato e Spal, 1-1 tra Sant'Arcangelo e Siena e come detto la vittoria del Teramo per 3-0 contro la Lupa Roma che è importante oltre che dal punto di vista ovviamente psicologico anche e soprattutto perché finalmente toglie il meno dalla classifica dei biancorossi, perché la Spal comanda a 16 punti anche se è reduce da un pareggio, quindi si ferma il bottino pieno dei ferraresi, 11 punti per Carrarese e Pisa, 10 per l'Ancona, 8 per Maceratese, Pontedera, Siena e Pistoiese, 7 per il Rimini, 6 punti per il Prato, 5 punti per il gruppone formato da Sant'Arcangelo, Arezzo, L'Aquila, Lucchese e Tutto Cuoio, la Lupa Roma è a 1, il Teramo è a 0, ma partiva da meno 6, il Savona invece ancora il meno davanti e a meno 2 dopo la vittoria contro l'Aquila di questo weekend. Vedete le squadre contrassegnate dall'asterisco sono squadre che hanno delle partite in meno perché ovviamente il Savona e il Teramo devono ancora recuperare i loro impegni e uno di quelli sarà proprio domani pomeriggio contro il Pisa. Io però prima di entrare nello specifico volevo insomma partire con Giuseppe Daniello per chiedergli, a distanza più di un mese che a Teramo, come va il processo di inserimento nella realtà teramana? Dico molto molto bene perché ero già, diciamo, mi sentivo già leggermente inserito prima del mese di inizio, proprio perché già conoscevo insomma un po' il club, il presidente Campitelli e avevo già avuto modo di apprezzare quello che era insomma il suo progetto, quella che era la sua idea. Ahimè da insomma applicare a una categoria superiore a Serie B. Però dico, sono contento insomma della scelta perché ho trovato dei compagni ecco, di viaggio importanti, delle persone insomma stupende che stanno accelerando e stanno insomma consentendo un inserimento positivo.
La scorsa settimana lei è stato protagonista di una conferenza stampa in cui ha escluso che ci fossero problemi economici per il Teramo, ha detto insomma il Teramo è una realtà solida, che dunque da qui anche in futuro non deve preoccuparsi. Assolutamente sì, infatti quotidianamente abbiamo un confronto con tutte le parti in causa, in primis il presidente Campitelli, che come si suol dire è sempre sul pezzo, quindi con lui stiamo studiando nuove strategie per non avere problemi non solo nell'immediato ma anche nel futuro. Quindi siamo ottimisti e come ho rimarcato nella conferenza, insomma, la situazione è sotto controllo e stiamo programmando tutta l'attività sia da un punto di vista gestionale che da un punto di vista sportivo, mettendo insomma in risalto tutti quelli che sono i dettagli per una stagione da protagonisti. Le faccio una domanda. Di solito in questi casi si dice, quando c'è una conferenza stampa del genere, dal nostro punto di vista, excusatio non petita, accusatio manifesta, nel senso nessuno aveva sommato, forse erano solo delle voci che giravano, però poi non c'era stato nulla di... Sì, diciamo che è stato un po' un eccesso di zelo, un po' sottolineare, anche io ero venuto un po' a conoscenza in maniera molto esterna di queste voci. Il presidente, perché ecco, io lo ritengo un perfezionista del caso, non ha voluto, e come ritengo giusto che sia, lasciare niente al caso, specialmente in questa fase delicata di inizio campionato, di inizio gestione. Quindi è stato insomma, secondo me, una precisazione importante da fare, sgombrando il campo da equivoci ulteriori. Per quanto riguarda la classifica del Teramo, abbiamo detto finalmente queste due vittorie tolgono il segno meno dalla classifica. Giuseppe D'Agnello, quanta fiducia ha sul fatto che il collegio di garanzia del CONI possa restituire anche qualcosina? Ma io, come ho detto anche in conferenza inizio settimana, sono personalmente, siamo fiduciosi, perché ecco, almeno ci venga ridato qualcosa che ingiustamente ci è stato tolto. Ovviamente dall'altra parte della bilancia c'era una categoria, la cadetteria, che è una categoria importante, però ecco, almeno io vedo il bicchiere sempre mezzo pieno e spero veramente che insomma, la giustizia sportiva questa volta sia giusta. Lei ha fatto l'esempio del Novara, sì, che è stata un po' una situazione paradossale del, sì, calcio, non l'unica. Queste situazioni un po' paradossali, addizionate anche a quanto successo in estate al Teramo, lei ovviamente era al di fuori, come l'ha vissuta? Sì, infatti, il Novara insegna, anche se per altri motivi, insomma, era stata penalizzata e questa penalizzazione si è protratta un po' per tutto l'arco del campionato. Infatti, se non ricordo male, i punti gli sono stati tolti quasi insomma, nel mese decisivo, appunto, dove a ridosso del Bassano ha conquistato il primo posto in classifica. Quindi in questa situazione ci credo, non solo per il precedente nel Novara, ma per il fatto che ecco, l'ingiustizia è ancora insomma, agli occhi di tutti. Quindi per il fatto che non ci sia stata ancora una ragione vera per cui il Teramo in questa fase militi nel campionato di Lega Pro, sono ulteriormente fiducioso. Io volevo chiedere ad Alessandro De Midio. Alessandro, allora entriamo un po' nel vivo di quello che sarà l'impegno di domani. Ovviamente se hai una domanda da fare al direttore è qui che ti ascolta, però innanzitutto domani che Teramo potremo vedere in campo? Poi ovviamente le formazioni le daremo nel corso del finale della puntata, però intanto che Teramo, tu che oggi hai assistito anche alla conferenza stampa di Vivarini. Sì, potrebbe essere un Teramo molto simile a quello che è sceso in campo sabato e ha vinto contro la Lupa Roma, almeno questo è quello che ha lasciato intendere Vivarini quando ha detto che lui non ama cambiare formazione, cambiare molto quando le cose vanno bene, quando si vince. E quindi dovremmo rivedere una formazione sulla falsariga di quella di 4 giorni fa. L'unica variazione sin dall'inizio, sin dal primo minuto, dovrebbe essere l'inserimento di Petrella fra i titolari. Poi ci sono un paio di ballottaggi soliti, quelli che comunque ci portiamo avanti ormai diciamo dall'inizio di questo campionato: Caidi, Altobello in difesa, Cecchini, Dorazio sulla sinistra. Comunque un Teramo che deve dare delle risposte in termini di continuità, deve anche trasportare sul campo quei miglioramenti chiesti da Vivarini in termini sia di tenuta mentale, sia di tenuta fisica e ovviamente anche di applicazione tattica. A proposito di Vivarini, Giuseppe D'Agnello, che rapporto ha con l'allenatore? Se lo
conosceva già prima e adesso che magari ha un rapporto più stretto? Che... Sì, sì, devo dire un rapporto, si sta instaurando un rapporto insomma davvero bello, infatti anche oggi ho avuto la fortuna di assistere alla rifinitura e ho trovato un allenatore insomma molto carico, la squadra l'ho vista molto, molto ben decisa. Chissà se veramente questa vittoria importante di sabato scorso ha ridato entusiasmo e quella positività che forse mancava insomma, nella fase finale di quest'estate. Quindi, ritornando all'allenatore, già abbiamo un po' di amici in comune dal punto di vista calcistico, allenatori che hanno fatto anche il corso con lui, quindi già me ne parlavano molto molto bene, però sto avendo modo in questi giorni di notare la sua professionalità, la sua capacità di una forza importante nel gestire questo gruppo che ha avuto insomma un colpo davvero forte, quindi soltanto allenatori bravi come lui possono insomma gestire una situazione del genere. Abbiamo visto nelle immagini, abbiamo intravisto anche Diego Cenciarelli, per lui è arrivato il prolungamento del contratto fino al 2017, ce ne saranno altri, l'ha detto in conferenza stampa, sì. Chi... Sì. Bah, sì, noi ho trovato una situazione già da un punto di vista contrattuale ben definita, infatti con Diego che era quasi uno di pochi ancora in scadenza di contratto, sembrava minimo per quello che insomma, ha dimostrato l'anno scorso, per quello che sta dimostrando anche in questa fase iniziale di stagione, prolungare un rapporto con un calciatore che, ripeto, oltre ad essere insomma, qualitativamente importante, è un professionista serio, sta dimostrando giorno per giorno anche in questo prolungamento di contratto, insomma tra le due parti non c'è stata mai insomma una divergenza di idee, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista concettuale, ma questo non solo con lui, anche con tutti quanti gli altri, da partire dal capitano Speranza ad altri che insomma hanno già avuto la possibilità di prolungare il contratto, lo faremo con altri, stiamo ragionando con i rispettivi agenti, però ripeto, non perché ci sia una volontà diversa, ma la volontà comune da parte di tutti è quella di rimanere con questi colori. Tra un po' ci andiamo a sentire Vincenzo Vivarini, come l'hai trovato? Un po' più rilassato Alessandro, il tecnico del Teramo oggi, dopo la vittoria? A dire la verità, Vivarini era abbastanza tranquillo anche dopo le due sconfitte consecutive. Certo, vincere aiuta sempre l'ambiente, ma un allenatore esperto che sa il fatto suo come Vivarini non si ferma all'analisi del risultato, ma va più a fondo e ha sempre difeso la sua squadra, le prestazioni della sua squadra anche con le sconfitte. Certamente aveva chiesto più attenzione, aveva chiesto più concentrazione negli episodi chiave in mezzo al campo, quelli che erano appunto costati le due sconfitte contro Ancona e Tutto Cuoio, e dopo la vittoria di sabato sicuramente ha motivi in più per sorridere. E allora ci andiamo ad ascoltare proprio Vincenzo Vivarini questo pomeriggio in conferenza stampa, abbiamo selezionato tre pillole, questa riguarda la condizione attuale del Teramo, vediamo. Cominciamo a stare abbastanza bene, quindi penso che riusciremo a sopportare anche queste tre partite sotto l'aspetto fisico. La squadra ieri abbiamo lavorato e a livello di recupero mi sono sembrati già a posto, quindi penso che non avremo problemi, spero, in questa settimana sotto questo aspetto qui. Io sono sempre abituato a cambiare poco quando si vince. L'ho fatto la prima partita perché comunque era la prima partita, avevo delle esigenze importanti nel conoscere un pochettino i giocatori che avevo a disposizione, poi sicuramente non si era ancora a posto sotto l'aspetto fisico, quindi era una necessità, perché per me bisogna dare continuità a chi è che fa bene in campo e poi bisogna che capiscano che devono far bene per cercare di rimanere lì in campo. Dobbiamo essere una squadra molto molto umile, molto concentrata e concedere pochissimo all'avversario.
Questa è la base di qualsiasi lavoro. Senza di questo non possiamo lavorare sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto fisico, perché se non c'è quel piglio mentale nell'affrontare le difficoltà in campo non si migliora. Quindi sotto questo aspetto qui mi aspetto tanta continuità. Continuità ovviamente di rendimento rispetto, insomma, a quanto fatto vedere contro la Lupa Roma, insomma, un Petrella formato rinnovo. Sì, Enrico ha dato, insomma, veramente un segnale importante a quei pochissimi dubbi che forse c'erano. Scherzi a parte, comunque merita, insomma, un plauso particolare, perché comunque agli occhi di tutti, insomma, l'inversione di marcia che con la sua entrata, insomma, c'è stata sabato, questo, insomma, è di buon auspicio, proprio perché, ecco, quest'anno forse la nota dolente poteva essere insomma, l'essere orfani di due attaccanti che l'anno scorso hanno fatto, insomma, forse è stata la coppia più prolifica di tutti i campionati d'Italia a partire dalla Giuseppe Serie A. Daniele, perdoni, sì. Avesse potuto trattenerne uno, chi avrebbe trattenuto? La Padula o Donnarumma? Io personalmente avrei trattenuto, conosco molto bene Donnarumma, perché, ecco, essendo lui campano. L'ho seguito, insomma, ai tempi anche del calcio Napoli, abbiamo seguito anche noi dalla scuola calcio azzurri, da dove proviene. Avrei trattenuto però la Padula, per il tipo di giocatore, per le qualità, ecco, per la veemenza da attaccante che aveva e che sta dimostrando attualmente a Pescara. Quindi, se avessi dovuto scegliere, avrei scelto la Padula. Leggiamo qualche messaggio, grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a Silvia Gentile a Teramo, qui facciamo gli auguri perché è anche il suo compleanno, quindi gli facciamo tanti auguri. Vorrei chiedere a Daniele che idee nuove o valore aggiunto pensa di apportare a questa società. Grazie, dice Roberto. Ma se parliamo, ovviamente presumo che la domanda di Roberto sia squisitamente tecnica, quindi è ancora presto per poter dire a gennaio, perché è quello il periodo in cui poter apporre, insomma, dei correttivi da un punto di vista tecnico. Direi che ancora presto, insomma, è prematuro ragionare. Speriamo non ci sia, insomma, ci sia la necessità di fare nulla, quindi, perché significa che la squadra sta proseguendo, insomma, secondo il suo iter, insomma, logico, quello di squadra di un campionato importante. Quindi speriamo davvero di non dover apporre nessun correttivo all'attuale organico. E non propriamente tecnico, anche iniziative ulteriori, per esempio, di altro tipo? Posso pensare ad un maggior coinvolgimento del pubblico, però, ecco, se dovessi guardare ai dati fin qui insomma, ottenuti, ci riteniamo soddisfatti proprio dall'affluenza del pubblico con la risposta degli abbonamenti, che è stata, insomma, una risposta importante, con la risposta alle prime gare casalinghe o anche, insomma, all'affluenza che c'è stata ad Ancona. Quindi correttivi ovviamente ogni giorno ne studiamo e, ripeto, siamo fin d'ora contenti di quello che stiamo ottenendo. Tra parentesi, domani si chiude la campagna abbonamenti, 560 tessere sottoscritte fino a questo momento per seguire il Teramo quest'anno. Un altro messaggio? Forza magico diavolo, vinci per noi, forza Teramo, Fabrizia che ci segue sempre e che noi ovviamente salutiamo. A proposito, se non ce ne sono altri per il momento possiamo rientrare, sì ce ne sono. Il Calvano visto contro la Lupa è un buon giocatore, l'importante è che sia professionista. Alessandro, su questo, sull'aspetto di Calvano, poi sentiremo anche Vivarini che parla di Calvano, ne ha parlato oggi pomeriggio. Eh sì, questo è un auspicio da parte di tutti i tifosi del Teramo, perché Calvano ha fatto vedere sin dall'estate, sin da quando è arrivato, di avere dei grandi colpi e di essere un ottimo giocatore. Ha fisicità, insomma, interpreta il suo ruolo come pochi altri. È ovvio che, come tutti, deve scendere in campo con la testa giusta, con la giusta concentrazione, lasciare nello spogliatoio qualunque tipo di pensiero e concentrarsi solo e esclusivamente sulla partita.
Allora, cambiamo un po' la scaletta perché ci andiamo a sentire proprio Vincenzo Vivarini che parla non solo di Calvano, perché tanti sono i ballottaggi, non solo per domani, anche per il resto della stagione. Insomma, in mezzo al campo, tra Calvano e Di Paolo Antonio, a sinistra tra Dorazio e Cecchini e non solo, anche in difesa tra Altobello e Caidi. Ci andiamo a sentire proprio Vivarini che parla dei dualismi in casa biancorossa. Beh, è chiaro che in questo momento qua è difficile non dare continuità a Mirko. Io da lui mi aspetto però una crescita, soprattutto sotto l'aspetto della personalità, della rabbia, della voglia di lavorare per la squadra e di dare un input a tutti. Bisogna vincere, bisogna far bene in campo. Paolucci lo conoscevo e l'ho voluto proprio di proposito perché ha in sé quelle caratteristiche per svolgere il lavoro di mezzala come lo intendiamo noi qui a Teramo nel migliore dei modi. Dorazio ha avuto degli alti un po' alti e bassi, e Cecchini è stato un giocatore un po' più lineare. Però a livello di qualche numero in più lo può avere Dorazio. Se la stanno giocando insieme. Calvano è un giocatore importante che anche lui ha delle caratteristiche di inserimento, di corsa a livello fisico. Di Paolo Antonio ha caratteristiche diverse, è più un palleggiatore, più un ricamatore di gioco, è più portato a fare possesso palla, c'ha meno inserimenti, dovrebbe essere più efficace magari in zona gol. Io spero, l'ho detto alla squadra, quindi lo posso dire anche adesso, che questi dualismi non creano problemi, devono essere tutti proiettati all'obiettivo di squadra. Alessandro, i dualismi possono creare problemi? Ma io ritengo di no, sono d'accordo con le parole che abbiamo appena ascoltato di Vivarini, anche perché sin dall'inizio di questa stagione lo stesso tecnico ma anche gli addetti ai lavori concordano sul fatto che questa squadra sia più completa rispetto all'anno scorso, Vivarini abbia più scelte, quindi questo è solo un bene. I dualismi, più che dualismi, insomma, li chiamerei concorrenza, ballottaggi, fanno parte del calcio ed è un bene che ci siano perché possono anche spingere un giocatore a dare più del 100%. Secondo te Paolucci nello scacchiere tattico del Teramo come si inserisce? Vivarini ha detto l'ho voluto io e Daniele conferma che è stata una precisa richiesta di Vincenzo Vivarini, al posto di chi dovrebbe teoricamente giocare? Ma per quello che si è visto anche nei minuti finali della partita di sabato contro la Lupa Roma quando è entrato in campo, io ritengo che sia tra i centrocampisti del Teramo quella mezzala che abbia anche lo spunto più incisivo, la capacità di inserimento e quindi di dare una mano all'attacco migliore rispetto agli altri. Da questo punto di vista lui potrebbe occupare quindi uno dei due posti . Rientriamo un attimo in attesa di migliorare il collegamento. Allora facciamo così, leggiamo qualche messaggio e poi torniamo da Alessandro per finire il concetto su Paolucci. Daniele, ma le noci quando entra in condizione? Spero che sia insomma, soltanto un discorso di ambientamento iniziale, perché poi lui fisicamente non ha un fisico possente, quindi non penso sia un discorso di tenuta fisica. Gli addetti lavori io lo conosco perché per anni l'ho seguito sia nell'esperienza a Cremona che l'anno scorso a Como,
e infatti ha proprio a Tutto Cuoio, quando abbiamo giocato col Tutto Cuoio, il suo ex direttore sportivo Dolci mi ha appunto detto che lui anche l'anno scorso insomma ha fatto un po' fatica all'inizio, è entrato in condizione più o meno intorno al mese di ottobre, fine ottobre, inizio novembre, poi dopo ha fatto una stagione da protagonista con la vittoria del campionato, quindi lo prendiamo come auspicio. Poi è un giocatore che insomma non lo scopro io, un giocatore d'esperienza, un giocatore che secondo me è importante per molti punti. Uno da un punto di vista, ecco, di spogliatoio, ne parlavo proprio oggi al campo e mi dicevano appunto tutti i dirigenti e gli addetti ai lavori che è un ragazzo d'oro, un ragazzo veramente eccezionale e che sta dando tanto in questa fase, non tanto da un punto di vista, ecco, tecnico, ma soprattutto da un punto di vista di spogliatoio, un ragazzo che è sempre davanti al gruppo, tira il gruppo, è un calciatore insomma importante per la categoria. Ovvio che ognuno di noi si aspetta i gol da un attaccante, a maggior ragione dopo i due dello scorso anno, quindi speriamo, lo aspettiamo e siamo fiduciosi. Alessandro, tornato al collegamento con Teramo, allora stavi dicendo dove è caduto proprio nel momento in cui stavi dicendo dove dovrebbe giocare Paolucci, qual è il suo ruolo preferito in mezzo al campo? Vabbè, faccio una breve sintesi insomma, sì, del discorso precedente. Dicevo che comunque per caratteristiche sembra anche la mezzala più portata ad offendere, a proporsi in avanti per dare una mano all'attacco e quindi sicuramente potrebbe giocare in uno dei due ruoli al fianco di Amadio, del regista, però visto che sembrerebbe molto difficile oggi sacrificare un Cenciarelli che anche sabato quando è rientrato sicuramente è stato probabilmente il migliore del Teramo per grinta e continuità, potrebbe contendere un posto a Calvano. Altri messaggi? Insomma, abbiamo avuto mezz'ala sostanzialmente. Perché non si è riuscito a giocare alle 20:30 domani? Sì, spiego brevemente un po' la situazione. Inizialmente la Lega Calcio ci aveva comunicato che c'era la possibilità di giocare giovedì addirittura in notturna perché era un'esigenza particolare richiesta da Rai Sport. Poi questa idea è tramontata, è stata insomma bocciata dalla stessa Rai che l'aveva promossa e quindi noi abbiamo fatto richiesta di giocarla in serata. Però affinché insomma la cosa potesse andare in porto c'era bisogno dell'accordo anche del Pisa. Il Pisa ovviamente per insomma ragioni logistiche, perché per loro, come sarà per noi, è una delle trasferte insomma più lontane, insomma ha ritenuto opportuno giocarla di pomeriggio sacrificando anche loro parte dei tifosi per rientrare subito in serata, perché loro poi domenica anche loro hanno una trasferta, se non erro vanno a Carrara, e quindi insomma non abbiamo trovato l'accordo nonostante la nostra proposta, quella anche della Lega, di giocarla in serata. Tra le altre cose, questa mattina allenamento di rifinitura proprio per il Pisa San Giuliano Terme, poi dopo pranzo la partenza per l'Abruzzo perché domani insomma si gioca. Altri messaggi? E tra un po' apriamo la parentesi Pisa. Ora quota zero si riparte, arriveremo in alto. Ancora fino all'esaurimento e poi... Scusate, ma i teramani credono ancora in Campitelli? Ma io insomma sono un teramano a questo punto acquisito e ci credo tantissimo, infatti ho sposato il progetto di Campitelli anche in una fase dove si temeva il peggio, quello di una categoria ancora più inferiore. Io ci credo perché insomma vivo quotidianamente con lui e insomma vedo che lui ha ancora una carica, una forza importante, ha dei progetti seri ed ha veramente insomma un'intenzione ancora più importante, più seria dell'anno scorso di insomma di fare bella figura, ecco, diciamo. Quindi così, diciamo che quella conferenza stampa in cui disse mi manca un po' di entusiasmo, quella fase è passata. Sì, lui secondo me anche quando lo ha detto non era forse estremamente sincero, e lui insomma lo conoscete prima e meglio di me, è una persona insomma che piace essere insomma stimolata emotivamente, quindi è ovvio che quell'episodio avrebbe sconvolto chiunque, anche una persona forte come lui, però ripeto, sono convinto e do una sensazione insomma importante che lui creda ancora di più ad una carica, un'energia ancora più positiva rispetto a prima. Leggiamo ancora se ce ne sono, altrimenti andiamo avanti. No, ce ne sono. Ma Campitelli non può più parlare?
Ma Campitelli, in teoria la sua squalifica è soltanto tra virgolette sportiva, quindi è sportiva, quindi potrà non parlare insomma in sala stampa al termine della partita, potrà non accedere negli spogliatoi, quindi o avere dei rapporti con tutto quello che riguarda il mondo sportivo, però ovviamente il diritto alla parola insomma non gli è stato vietato, quindi assolutamente sì, può parlare. Qui può venire, ecco. Assolutamente sì. Ok, ce ne sono altri? Vi seguo sempre, sempre, sempre. Forza Teramo, Ascoli, in C, ciao Mirko. Noi ringraziamo Mirko che ci segue sempre, veramente, lo ringraziamo tanto e speriamo che ci continuerai a seguire anche nel corso della stagione, perché insomma la stagione è molto lunga e noi saremo insieme ogni martedì. A proposito, a Daniele piace lo studio? Molto molto bello, l'ho apprezzato già dai primi minuti in cui sono entrato, uno studio molto molto bello, accogliente, mette in risalto quello che è il calore anche del tifo teramano. Allora, concentriamoci adesso sul Pisa, sui nerazzurri di Gennaro Gattuso, un campione del mondo, un ex campione del mondo, insomma una figura conosciutissima che riparte dalla Lega Pro, da una piazza importante come Pisa, che ha fatto anche campionati superiori, si rimette in discussione dopo la parentesi con il Palermo andata male sotto l'egida di Zamparini. Vivarini questo pomeriggio ha parlato del Pisa, ma ha parlato anche di come sia importante per un allenatore fare gavetta, come ovviamente l'ha fatta lui, partendo dal basso per arrivare poi a toccare solo purtroppo la Serie B, ma comunque essere un allenatore di grandissimo livello. Ci ascoltiamo Vivarini che parla dei nerazzurri toscani. No, il Pisa è una squadra importante perché è seconda in classifica, perché comunque ha una rosa importante, soprattutto in avanti, oltre a Cani, a Lupoli, c'ha Montella, c'ha Varela, c'ha dei giocatori importanti, quindi dobbiamo essere molto molto concentrati perché è una squadra molto agguerrita. Poi è un mix di giovani e un mix di giocatori esperti, quindi c'è Rozio dietro, c'è Lisuzzo, insomma è una squadra di grandi giocatori. Tatticamente sta molto bene in campo, a differenza dell'anno scorso che magari avevano dei giocatori un po' più navigati soprattutto a centrocampo. In questo momento qua la squadra è sempre molto compatta, riescono sempre ad aggredire molto la palla, rispecchia un po' il carattere dell'allenatore. Io sono di questa opinione, non ci si può improvvisare allenatori. Questo dimostra Gattuso, dimostra il fatto che lui abbia voluto allenare il Pisa quest'anno, gli dà merito perché praticamente secondo me si deve fare esperienza, si deve curare tanti problemi che in ogni anno sono diversi, quindi nel momento in cui hai esperienza, nel momento in cui hai fatto gavetta, sei sicuramente pronto per poi presentarti magari in piazze anche più importanti. Alessandro, come gioca il Pisa? Ma il Pisa, Gattuso lo schiera in maniera abbastanza mutevole, nel senso che di base, di partenza è un 4-4-2, ma durante il corso della partita, in queste prime giornate, la squadra si è espressa anche con un 4-3-3, praticamente alzando uno dei due esterni di centrocampo, che sono due esterni abbastanza offensivi. Come anche ha ribadito oggi Vivarini, comunque una delle caratteristiche di questo Pisa è sicuramente la grinta, la grande forza di volontà, e da questo punto di vista sicuramente Gattuso è riuscito finora a dare insomma un input importante ai suoi giocatori, quasi insomma a farli giocare a sua immagine e somiglianza. A Giuseppe Daniello chiedo se riconosce, se torniamo un po' indietro, anzi è questo giocatore con la maglia numero 18, lo riconosce? Sì, lo riconosco e conosco bene perché l'anno scorso, anche se per
per la seconda fase del campionato di Serie B, a Varese l'avevamo preso dal Vicenza e già avevamo avuto modo di apprezzare le sue qualità. È stato purtroppo per noi l'anno scorso Lores Varela infortunato, però un giocatore di altissima qualità, infatti ragionavo col mister questo pomeriggio, un giocatore al quale non bisogna insomma lasciare spazio, perché fa del suo bagaglio tecnico, la sua rapidità, le armi migliori. Conosco anche molto bene Arturo Lupoli, che ho visto non dovrebbe essere in formazione domani, speriamo, perché anche lui è un giocatore insomma di qualità, un calciatore che insomma fa dell'intensità, dell'esperienza, insomma la sua arma migliore. Di Lupoli si diceva anni fa un gran bene, sembrava un giocatore lanciato verso palcoscenici non certamente di Lega Pro. Che cosa? Sì, anche lui ha avuto insomma una fase iniziale importante, ricordo che allora era insomma considerato uno dei giocatori più promettenti come giovani del calcio italiano, ricordo il suo approdo all'Arsenal, poi dopo man mano si è andato un po' spegnendo anche insomma per alcuni infortuni, però lo conosco molto bene, che è stato con me due anni a Varese, un ragazzo d'oro, un ragazzo che non si risparmia mai, è un ragazzo insomma generoso e insomma l'esperienza anche insomma negativa lo ha segnato e gli ha insegnato tanto. Insomma, saremo a vedere domani, tra un po' vi facciamo vedere anche le probabili formazioni, facciamo vedere la pagina della città proprio che riguarda il Teramo, parleremo delle probabili formazioni, calendario fittissimo per il Teramo, perché oggi è stata anche ufficializzata la data del recupero contro il Sant'Arcangelo, si gioca mercoledì 28 ottobre alle ore 15 contro appunto i romagnoli, in cui c'è anche Marco Guidone, insomma, che chiedi, ricordo bene, è andato in gol proprio domenica contro il Siena. A proposito di Pisa, allora Alessandro, vogliamo dare innanzitutto, cominciamo a vedere quelli che potrebbero essere gli schieramenti in campo domani pomeriggio. Partiamo dagli ospiti, partiamo dal Siena, perché poi ovviamente il discorso riguardante il Teramo sarà un po' più ampio. Tu cosa hai messo? È per introdurre la pagina del giornale, È tutto un giro di parole, ma per la pagina del giornale. Certamente, no, io non vi vedo, quindi interpreto quello che sta andando in onda adesso in questo momento. No, appunto, come dicevo, la formazione del Pisa dovrebbe ricalcare grosso modo quella dell'ultima partita, quella del derby contro il Tutto Cuoio, vinto per 1-0. Però ci sono molti dubbi, anche i colleghi toscani non avevano proprio delle certezze in tal senso, proprio perché Gattuso potrebbe fare comunque turnover visti gli impegni ravvicinati, e anche perché qualche giocatore forse non è al meglio della condizione. La novità comunque più importante dovrebbe essere proprio l'inserimento di Varela dal primo minuto in attacco al fianco di Zani, con Lupoli e Montella comunque in panchina. Per quanto riguarda invece il Teramo, innanzitutto facciamo vedere proprio tutta la doppia pagina che troverete domani ovviamente in edicola. Ringraziamo come sempre Alessandro, insomma, che è autore, firmatario del pezzo, anche il direttore Alessandro Misson, Pietro Colantoni, tutta la redazione della città che ci supporta sempre in maniera egregia. Il Teramo cerca la continuità contro il Pisa, poi nel taglio basso Vivarini, Gattuso e la gavetta, fa bene a ripartire da Pisa. Sulla destra il punto sul Teramo di Federico De Carolis, in cerca del valore del Teramo. A proposito di valore del Teramo, vediamo un attimo la classifica. Chiedo a Maurizio Daguidi di far vedere la classifica. Tolta la penalizzazione, Giuseppe Daniello, il Teramo dove lo colloca? Ma il Teramo, visto insomma in queste quattro partite, praticamente è una squadra che può puntare sicuramente insomma ad una zona playoff. Anch'io sono curioso, ecco, domani di vedere l'atteggiamento del nostro Teramo dinanzi ad una squadra che è un po', diciamo, diversa da quelle affrontate fin d'ora, una squadra che insomma qualitativamente con giocatori importanti. Quindi ritornando alla domanda, secondo me senza la penalizzazione potevamo già essere nel cuore diciamo caldo e pulsante della classifica. Senza la penalizzazione il Teramo sarebbe insieme al Prato, un po' troppo poco.
Troppo poco, però insomma non ci dimentichiamo che anche l'anno scorso si è iniziati in sordina per poi insomma, fare un campionato da protagonisti. Non dimentichiamo nemmeno che quest'anno le vicende anche estive hanno un po' rallentato quello che è il discorso di preparazione fisica e anche soprattutto mentale della squadra, quindi non è stato facile riallacciare il discorso con il campionato nel suo vivo. Tra le altre cose, domani la gara sarà diretta dal signor Emanuele Mancini della sezione di Fermo, terzo anno nei ruoli della Lega Pro, nessun precedente con il Pisa, assisterlo i signori Robilotta di Sala Consiline e da Bagnara di Nocera Inferiore. Parliamo un po' della formazione del Teramo, Alessandro, perché siamo in chiusura, mancano 6 minuti alla fine della trasmissione. Non facciamo vedere la pagina perché io ne ho preparata una che è solo sul Teramo, una schermata che è solo sul Teramo con i ballottaggi, eccola qua. Tonti, ovviamente il modulo è sempre lo stesso, il 3-5-2, Tonti tra i pali, Caidi o Altobello, e tu hai scelto Caidi e poi ci spiegherai perché, Speranza e Perrotta, Calvano o Di Paolo Antonio, tu hai scelto Calvano e poi ci spiegherai, Calvano, Cenciarelli e Amadio in mezzo, sugli esterni Scipioni e Cecchini o Dorazio, davanti ovviamente Petrella in questo momento non si tocca e Moreo in gol, primo gol in maglia biancorossa domenica nemmeno. Secondo te perché giocheranno Caidi, Calvano e Cecchini e non Altobello, Di Paolo Antonio e Dorazio? Ma per il discorso che ha fatto oggi Vivarini in conferenza stampa, insomma, per dar credito all'indicazione che è uscita un po' dalle sue parole, cioè quella del non voler cambiare sostanzialmente una formazione che si è ben comportata sabato e che è riuscita ad ottenere la vittoria, quindi sostanzialmente per questo, anche se poi il mister porta avanti le sue scelte fin quasi insomma gli ultimi minuti prima dell'inizio della gara. Diciamo che forse il ballottaggio un po' più aperto potrebbe essere quello a sinistra tra Cecchini e Dorazio, laddove due giocatori, è stato lo stesso Iorini a dirlo, bene o male si equivalgono e quindi potrebbe esserci probabilmente più lì una staffetta, però se proprio dovessi dare delle percentuali, ecco, darei un 55% a Cecchini. Quindi favorito Cecchini su Dorazio, insomma questo dovrebbe essere più o meno lo schieramento. Ovviamente Amadio sembra una specie di trequartista, però ovviamente gioca come perno centrale del centrocampo, è solo ed esclusivamente una ricostruzione grafica. Siamo in chiusura e allora io volevo chiedere a Giuseppe Daniello innanzitutto, la mia prima domanda è stata come si trova dopo un mese e qualcosa a Teramo? La mia quasi ultima è che cosa ha lasciato a Varese Giuseppe Daniele? Ma ho lasciato dei ricordi importanti perché insomma, come ho detto, è iniziata l'avventura a Varese in maniera insomma esemplare, perché il primo anno di Varese in Serie B abbiamo insomma sfiorato la Serie A per un pelo con la finale persa con la Sampdoria, con d'altronde arbitro Calvarese di Teramo, quindi un po' nel destino Teramo già c'era, quindi ho lasciato dei ricordi importanti. Purtroppo insomma l'avventura è iniziata bene, si è conclusa male, perché poi la squadra, il club, diciamo il Varese 1910 non si è iscritto al campionato di Lega Pro, proprio derivato dalla retrocessione dello scorso mese, quindi ricordi bellissimi, ho conosciuto persone insomma importanti, ho avuto un'esperienza insomma che mi ha fatto crescere tantissimo sotto tutti i punti di vista, quindi speriamo, ecco, come prima annata, di ricalcare quella di Varesina. Come si trova un dirigente quando si ritrova da solo a governare praticamente una società? Sì, l'anno scorso infatti, ecco, a proposito di esperienza, mi sono trovato a un certo punto della stagione a dover ricoprire praticamente un po' tutti i ruoli, perché avevo un presidente dimissionario, un direttore sportivo che non c'era più, quindi a ricoprire un po' tutto dal punto di vista gestionale, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, ecco, anche emotivo, avere a che fare con un gruppo di 25 calciatori da gestire a 360 gradi è stata davvero dura. Insomma, un'esperienza
un'esperienza che da un lato insomma, mi ha formato tantissimo, da un altro lato che non auguro a nessuno, perché ti vedi veramente da solo contro tutti. Mettiamo da parte ormai il passato e ecco, ricalchiamo insomma, i colori biancorossi sotto un'altra veste. Assolutamente. Alessandro, io non so se volevi fare una domanda all'amministratore delegato del Teramo Giuseppe Daniello, se sì fai la domanda, altrimenti sì, ne ho io una sì, per posso... te. Faccio una domanda velocissima che si ricollega al discorso iniziale e anche alla conferenza che ha tenuto la scorsa settimana. Potrebbe sembrare una curiosità, se può dirci insomma, a quanto ammonta effettivamente il budget del Teramo, in quanto lui lo definì comunque un budget importante, nonostante in fase di ottimizzazione, se non ricordo male è stata questa la parola proprio usata da Daniello in conferenza stampa. Sì, intanto Alessandro, non ci siamo salutati prima, ti saluto adesso. Niente, il budget, come ho detto io, è un budget per la categoria insomma, importante perché insomma, è al di sopra di quella che presumo sia la media, conoscendo insomma, gli altri colleghi, quindi ci confrontiamo molto spesso sui budget a disposizione. Stiamo ottimizzando il budget, significa migliorandolo, quindi cercando di apportare delle migliorie, non intaccando economicamente il conto al rialzo, se così posso dire. È ovvio che non scendo nei dettagli numerici perché non sarebbe insomma giusto, però ripeto, è un budget che vi assicuro, è un budget importante, per questo vi dico che il presidente Campidelli è un presidente determinato, è un presidente che sa il fatto suo, sta investendo ulteriormente in questa causa perché ci crede tanto. Allora, noi siamo... è arrivato un altro messaggio. Jacopo, anno 2003-2004, 1200 abbonati. E Mirko, noi ne avevamo parlato proprio la settimana scorsa con Francesco Di Francesco, che era stato ospite. Il record degli abbonamenti del Teramo era durante l'era Malavolta, stagione 2003-2004, arrivarono 1200 abbonamenti. Alessandro, per chiudere, dall'esterno, ovviamente, dalla parte giornalistica, che figura è? Che cosa secondo te o secondo insomma, i colleghi può dare Giuseppe Daniello al Teramo? È una figura che probabilmente mancava, è mancata finora negli ultimi anni, una figura importante sia per l'esperienza che sicuramente è maturato e che poc'anzi ricordava, ma anche proprio per il ruolo stesso, e potrebbe essere quasi anche uno scudo, una protezione per il presidente Campidelli, non solo e non tanto in questa fase in cui lui comunque appunto è limitato un po' dalla squalifica, ma anche in generale anche una figura di comunicazione in un certo senso diversa nei confronti della piazza e dell'esterno, che può far crescere ulteriormente questa società. Ha centrato più o meno. Intanto lo ringrazio, il presidente non ha bisogno sicuramente di scudi, ma ripeto, sono entrato in una fase delicatissima dove ho avvertito questo insomma, grossa delusione della mancata promozione. Ripeto, remiamo tutti dalla stessa parte con lo stesso Gianluca Scacchioli, che sta facendo un lavoro importante, anche lui si è trovato in una fase insomma, delicatissima della stagione a dover affrontare insomma, il tutto nei confronti di una tifoseria di una piazza ovviamente delusa, però ripeto, stiamo cercando di trasformare questa rabbia in energia positiva per ottenere di nuovo quel risultato che ci è stato tolto l'anno scorso. E allora, noi siamo davvero in chiusura. A chi conduce alla regia per la riuscita impeccabile, bravi rag, ragazzi. Grazie. Ovviamente stendiamo i complimenti anche a chi è in regia, che è Maurizio Daguì. Io vi ricordo, domani pomeriggio alle 15 allo stadio Gaetano Bononi se c'è il recupero della seconda giornata di campionato Teramo-Pisa. Io ringrazio dalla redazione della città Alessandro De Midio. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a Daniello, buonasera ai tuoi ospiti. Buonasera a te, buonasera anche a Silvia Gentile, che ringraziamo, cameraman proprio nella redazione della città. Io ringrazio l'amministratore delegato del Teramo, Giuseppe Daniello, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Ciao Alessandro.
Grazie per essere stati in nostra compagnia, io ringrazio come di consueto, tanto vedete il banner sotto, ringrazio Alma Sport che ci fornisce sempre l'attrezzatura ufficiale del Teramo che fa parte insomma della coreografia, chiamiamola così, della nostra trasmissione sempre puntuale. Ringraziamo Alma Sport a Teramo, noi ci vediamo martedì prossimo sempre in diretta, sempre alle 21 con Pro Teramo. Adesso non cambiate canale, perché è tifoso dell'Aquila, arriva Pro L'Aquila con Giulio Nardi, noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, buona serata.